Ciao belli, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi che devo lavarmi i capelli ho preparato una specie maschera, no, però un siero super mega ristrutturante e idratante per i capelli ricci. Applicare questo siero per avere un risultato efficace, dobbiamo lavarci i capelli, soprattutto i capelli che sono secchi e danneggiati. Dobbiamo lavarli, lasciarli bagnati, applicare questo siero e lasciarlo agire per il tempo che potete, minimo una decina di minuti, e poi dopo lo sciacquate con l'acqua senza lavare i capelli. Io non uso assolutamente shampoo da almeno 2 mesi e lavo i capelli solamente col balsamo. Però questa volta, sapendo che l'ho lavati prima, li lavo e ci metto l'aceto di mela. Sapendo che ci ho pensato dopo di fare il mio siero, allora il video non è proprio il top. Dunque, gli ingredienti sono basiche, nel senso ho messo bollire del riso, uva passa, il liquido del riso, l'uva passa, ci ho aggiunto 2 cucchiai di olio di cocco, burro di cocco. Lo girate bene e ho aggiunto 1 cucchiaio di miele. Questo siero va benissimo sia per i capelli che per il corpo che per il viso. È super mega idratante per il viso, super ristrutturante per i capelli. Come vedete è semplicissimo da preparare. L'uva passa, il suo segreto è rigiovanente per la pelle e fa un effetto lifting favoloso. Provate per credere. Allora, pensavo di aver fatto il video quando stavo usando l'aceto di mela, l'ho già ritirato. Ho sciacquato i capelli, ho messo l'aceto di mela, ma ho scoperto, c'è la mia amica che sta parlando con il suo fidanzato. Allora, pensavo che ho dato il play, ma non l'ho dato, mi dispiace. Tanto non è che ci vuole un genio. Ho sciacquato i capelli con l'acqua fredda e ci ho messo l'aceto di mela. Che belli che sono così. Mi sento leggerissimi. Ai, guarda come si asciugano alla velocità della luce. Adesso, oh, gli diamo una pettinata. Guardate, quanto sono idratati. Se io i miei capelli in questo momento li lascerei senza farli styling, così diventeranno così. Saranno più una sensazione di libero perché mi piacciono tantissimo questa sensazione bella. Però sono brutti da vedere, per favore, sembrano la sorella di Marge. No. Allora, adesso non so se bagnarli un'altra volta. Credo di sì, li bagno un po'. Styling. Faccio un styling molto veloce perché dobbiamo andare a cena. È venuta la mia amica che a casa, quella che ho fatto l'altro giorno il video. Lola Cosmetica, oramai la mia arma di sempre. Guardo un goccia. Per quanto riguarda lo styling per i capelli ricci, ci sono 100.000 tecniche per modellare i ricci, ma sapendo che queste tecniche non valgono per tutti i capelli ricci e non valgono per il risultato che volete ottenere. Ad esempio, chi ha i capelli più ondulati cerca sempre di creare il riccio e dargli forma. Invece, le persone che hanno i capelli come me, che ha ogni riccio, ogni ciocca, ha una forma completamente differente. Noi quello che vogliamo dargli è quella definizione che non sono solo voluminosi, ma anche un pochettino più definiti. E quindi io uso, questa volta ho usato il flexi brush,
perché mi dà una definizione, mi crea la ciocca giusta, i capelli rimangono molto belli visibilmente, ma soprattutto quello che mi interessa di più, dargli il volume giusto. Comunque, per le varie tecniche di styling, vi lascio sopra dei video miei, video precedenti, con le varie tecniche che si possono utilizzare per i capelli ricci per dare più definizione. Ripeto, mi raccomando, se vi piacciono i miei video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Il risultato è bellissimo, anche se non ci credete, ma il risultato è stupendo, i capelli sono definiti, bellissimi e liberi soprattutto. Guardatele bene adesso come sono. Il risultato è sempre favoloso, davvero. Adesso vado a fare un po' di crunch con la vasellina che mi sta completamente finendo. La uso tantissimo. Poi adesso che arriva l'inverno, la uso per i talloni, la uso per le mani, per le labbra. Questo punto mi viene molto secco. Toccate, toccate, toccate i capelli. Toccandoli capite dove sono i punti che sono molto secchi da ripassare, da idratare, eccetera. Toccatevi, nel senso quando lo tamponate così, toccandoli, riuscite a capire i punti che sono meno idratati. Ok, adesso un attimo. Ecco qui. Ho asciugato i capelli col phon, sono uscita, stavo per lavarmi la faccia, ho detto porca miseria, non ho fatto il video. E voilà, i miei capelli. Guardate i ricci come sono belli. Ve l'ho detto o non ve l'ho detto? Guarda qua, guarda qua. Qua al davanti, l'ho legato un pochino perché sono troppo lunghi e mi si dividono a metà e non mi piace. E qua e dietro. Comunque questo colore mi piace da morire. Vi piacciono? Vi piacciono? Sono belli, eh? Belli, belli. Mi piace il mio canale. Sostenetemi e iscrivetevi al canale, lasciatemi dei messaggi se volete delle informazioni, io sono ben disponibile. Seguitemi sul mio Instagram e Facebook, il mio uguale, Specchio di Amali, il Facebook idem, invece il mio personale Amal Hamdix. Se qualcuno vuole il mio personale, basta che me lo chiede, ve lo scrivo sui commenti. Belli, grazie mille, buona domenica a tutti. E il risultato è favoloso, i ricci sono stra belli. Vado a dormire, buonanotte.